Diciamo, buonasera a tutti, buonasera consiglieri, per favore sedetevi, buonasera al pubblico in aula, buonasera al corpo della Polizia Municipale, che vi potete accomodare, grazie per il corpo. Corsaro, Marchese, Tenerello, La Spina, Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda Andrea, Pestoni presente, Falà, Scaletta, Marino, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Santo Nocito, Consoli, Caruso e Puglisi. 20 presenti. Allora, nominiamo gli scrutatori. Puglisi. Abbadessa. Dino Marino. Scrutatori. Ti puoi stare anche seduto adesso. Allora, possiamo cominciare? Per favore, siete pregati di non filmare con i telefonini se non siete autorizzati. Allora, passiamo alla proposta di deliberazione numero 3520 per l'approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Mister Bianco, i detti PAES. Premesso che l'Unione Europea, individuando nei comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ha lanciato il patto dei sindaci con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell'UE, questa iniziativa impegna le città europee a predisporre un piano d'azione per l'energia sostenibile con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti a favorire il risparmio energetico. Che il Comune di Mister Bianco, con delibera di Consiglio Comunale numero 44 dell'1 luglio 2012, ha aderito al patto dei sindaci, che il Comune intende contenere i propri costi energetici, agevolare azioni di sviluppo nel proprio territorio sostenibili dal punto di vista ambientale e convenienti dal punto di vista economico. Visto che il processo avviato con la sottoscrizione del patto dei sindaci viene scandito da quattro momenti temporali importanti: la firma del patto, che stabilisce l'inizio del processo, la predisposizione del PAES e trasmissione all'UE, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'ente, l'approvazione del PAES da parte dell'UE, invio dei rapporti di monitoraggio all'UE sull'attuazione del piano che deve avvenire almeno ogni 2 anni dall'approvazione dello stesso. Visto che il piano d'azione per l'energia sostenibile è un documento chiave che indica come i firmatari del patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020, visto il piano di azione per l'energia sostenibile comunale redatto dalla società Artec Associati SRL con sede in Taormina, via Francavilla 99, rappresentata dal dottor Davide Maimone, acquisito agli atti nella versione definitiva in data 1 settembre 2016, protocollo 48.857, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione avvisi pubblici dal 9 settembre 2016 e che in copia si allega alla presente deliberazione.
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del suddetto PAES quale atto di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, nonché di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020, mediante il coinvolgimento dell'intera cittadinanza. Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni, visto lo statuto comunale, propone di approvare per le motivazioni esposte in premessa il piano d'azione per l'energia sostenibile redatto dalla società incaricata Artec Associati, acquisito agli atti in data 28 gennaio, che in copia si allega alla presente. Di dare atto che il PAES allegato costituisce atto di indirizzo al fine di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione dell'emissione CO2 entro il 2020 mediante il coinvolgimento dell'intera cittadinanza. Di dare mandato al Sindaco per la presentazione del PAES comunale all'Unione Europea secondo quanto previsto nelle modalità stabilite dal Patto dei Sindaci, e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del piano affinché i soggetti interessati e la cittadinanza, silenzio, possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti del piano stesso, di concerto con l'amministrazione comunale attraverso percorsi partecipativi. Quindi possiamo procedere alla votazione. Io apro la discussione, c'è qualcuno che vuole iniziare? Prego, Abbadessa. Allora, io come Presidente della Terza Commissione voglio rendere nota al Consiglio i risultati del nostro confronto. Intanto ne approfitto per salutare il Presidente, gli assessori presenti, le forze dell'ordine, voi consiglieri e il pubblico presente. Allora, intanto volevo ringraziare i miei colleghi consiglieri della Terza Commissione che con tanto interesse, senza risparmio di tempo e di energia, hanno partecipato ai lavori di questa Commissione, perché abbiamo avuto un po' i tempi stretti come lavoro e quindi li ringrazio perché veramente sono stati sempre presenti e hanno partecipato con tanto interesse ed entusiasmo ai lavori della Commissione. Pur essendo, voglio dire, una commissione giovane, non solo anagraficamente me esclusa, ma giovane come esperienza politica, perché su 7 componenti ben 5 non hanno mai avuto esperienza politica, quindi ho trovato veramente lodevole questo loro impegno. E ringrazio anche quanti hanno collaborato con noi a capire di cosa stavamo parlando, perché per molti di noi questo PAES era un argomento nuovo. E in particolare la dottoressa Milazzo, l'ingegnere Maimone che è stato presente alle nostre commissioni, e voglio ringraziare anche tutti i cittadini che a nome di associazioni, a nome privato, sono intervenuti nella discussione in maniera propositiva o anche contraddittoria, ma voglio dire anche questo ha portato dei risultati, anche il contraddittorio, perché noi abbiamo ritenuto come Commissione che il confronto è sempre utile, anzi queste loro proposte, diciamo un po' contraddittorie, ci hanno stimolato alla ricerca di tutte le cose che magari andavano viste con attenzione. Allora, abbiamo detto che il nostro Comune dal 2012 ha aderito al Patto dei Sindaci, significa ha preso un accordo volontariamente a dire io ci sto a partecipare a migliorare l'ambiente dei miei cittadini. E come? Ci sto perché voglio aderire a quelle linee guida che ci ha dato l'Unione Europea, che entro il 2020 voglio rispettare la regola detta 20-20-20, ossia riduzione del 20% dell'emissione di CO2, incentivazione del 20% dell'efficienza energetica e aumento del 20% delle risorse rinnovabili, delle energie alternative. È una proposta lodevole questa e ambiziosa da parte del nostro Comune, e quindi il fatto che il nostro Comune volontariamente abbia aderito a questo patto
ci porta adesso, come dicevamo in lettura, a stilare il PAES, che è stato stilato anche con, e qua abbiamo ricevuto un po' di polemiche da parte di alcuni perché non si sono sentiti coinvolti abbastanza nella stesura del PAES. Noi abbiamo acquisito degli atti, ovviamente lo studio è servito anche a questo, a cercare le carte, e sappiamo che il Comune ha organizzato degli incontri in cui si invitavano le varie associazioni, i vari enti, chiunque volesse a titolo o professionale individuale o a titolo di azienda, di ditta, partecipare e apportare il loro contributo alla stesura del PAES. Io vi dico che mi sento orgogliosa che il mio comune abbia aderito a questa iniziativa, perché noi cittadini di Mister Bianco, forse a differenza di altri, abbiamo ancora più bisogno che nel nostro ambiente si crei un cambiamento positivo, perché sappiamo tutti, sappiamo i danni che abbiamo a causa della discarica. Quindi mi sta oltremodo bene che il Comune intraprenda questo percorso che io direi virtuoso, ed è virtuoso. Vi voglio dare un dato che mi riempie di orgoglio come siciliana. La Sicilia ha il più alto numero di adesioni al patto come comuni che hanno aderito al patto dei sindaci. Il 90% dei comuni siciliani ha aderito al patto dei sindaci. Significa c'è la volontà a voler contribuire a questo miglioramento dell'ambiente. Anche se il PAES è stato ad oggi presentato dal 50% dei comuni siciliani. Ovviamente la serata di stasera noi siamo qua per approvare questo PAES, in modo che, diciamo, ci mettiamo in regola. E perché ci dobbiamo mettere in regola? Perché il PAES delinea delle azioni che il Comune intende intraprendere in varie aree, che sono l'urbanistica, che possono essere l'illuminazione pubblica, l'energia nelle scuole con i pannelli solari, la viabilità cosiddetta dolce, significa la circolazione delle macchine, che dovrebbe essere nel tempo sostituita con i veicoli elettrici. Non tutti, ovviamente, però abbiamo anche appreso che nel comune di Mister Bianco qualcosa si è fatto in questa, diciamo, in questa direzione. Per esempio quella delle bici elettriche ai vigili urbani, dell'installazione dei pannelli solari nelle scuole e di un impianto di illuminazione a LED in una strada di Mister Bianco. Per fare queste azioni, se noi presentiamo questo Paese all'Unione Europea e viene approvato, ovviamente, dicevo, entriamo in un percorso virtuoso, che è quello intanto di dare visibilità e riconoscimento alla nostra comunità che entra a far parte di questo progetto fattivamente e non solo a parole, nel senso che ne stringiamo a mano, ne dessimo una parola nel 2012 e finisce là. Proponiamo questo piano. Abbiamo riconoscimento e visibilità da parte della comunità internazionale, potremmo accedere ai finanziamenti, che sono a vario, ci sono finanziamenti europei, finanziamenti pubblici, insomma un sacco di finanziamenti. E non ultimo, quello che forse a noi preme di più, è quello che possiamo, se intraprendiamo questo percorso che già il Comune in piccola parte ha intrapreso, però facendolo in maniera organica, se intraprendiamo questo percorso, ovviamente ci proiettiamo in un miglioramento del nostro ambiente, riducendo la CO2, aumentando le energie rinnovabili, che ci porta ovviamente a un miglioramento delle condizioni ambientali proprio del comune in cui viviamo. A proposito insomma, un po' della dialettica che abbiamo avuto con tutti, del contraddittorio, io voglio dire, come presidente della commissione, che noi siamo sempre disponibili al confronto e vorrei dire in ultimo che se nella fase progettuale c'è l'opportunità, e penso che ci sia, di coinvolgere vari attori che magari si sono sentiti a vario titolo un po' esclusi dalla progettazione, io penso che questo si dovrebbe fare. Un'ultima cosa, ci sono delle piccole cose da sistemare, perché
questo PAES è stato redatto, come leggevamo all'inizio, nel 2015, è stato consegnato poi nel 2016, è stato esaminato anche dalla precedente commissione e non è andato in consiglio solo per motivi temporali tecnici, campagna elettorale e successive elezioni. Quindi ci sono dei dati anacronistici che dovremmo rivedere. Magari lo facciamo dopo se qualcuno vuole intervenire. Come dite voi la discussione? Avendone parlato prima con la consigliera, il primo emendamento, la proposta, riguarda la compagine, la mutata compagine amministrativa. Quindi lo dovrebbe sottoscrivere lei, qualcuno, dei consiglieri, si propone a pagina 19, al punto 1.6, di modificare la composizione del consiglio da 30 a 34. Sì, non si sente. Riassumendo io, i consiglieri passano da 30 a 24, gli assessori passano da 6 a 5. Intanto votiamo questa prima modifica, però occorre prima che sia formalizzato, facciamo mettere il parere. E poi io ne ho un altro solo che a pagina 73, ai fini dell'individuazione degli stakeholder, si vorrebbe cassare l'espressione Confartigianato per estenderla a tutti gli enti datoriali. Non ho altro, diciamo. Prego consigliere, se le lo firmo lo facciamo perfezionare. Pagina 73. Lo mettiamo a verbale allora, così possiamo poi procedere con la votazione. Prima vedo se c'è qualcosa. No, basta solo il presidente, solo. Il funzionario vuole aggiungere qualcosa? No. C'è qualcuno? No, non. Silenzio. Allora, in merito agli emendamenti presentati si esprime parere favorevole. Perfetto, bene. Lo deve scrivere. Qui? Riacquisito dal Presidente. Presidente, noi fermiamo qua. A questo punto propongo di approvare la proposta con... Sì, riapproviamo l'emendamento. A votazione? Corsaro? Sì, l'emendamento. Marchese? Tenerello? La Spina? Abbadessa? Arena? Antonino? Vitrano? Adornetto, Furia, Zanghi, che nel frattempo è rientrata, sì, favorevole,
Arena Fabio? Rapisarda? Io favorevole. Falà? Scaletta è assente. Marino? Ceglie? Vittorio? Di Stefano? Sant'Anocito? Consoli? Caruso? E Puglisi? Ci sono altri interventi? Prego, Di Stefano. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera cittadini presenti. Allora, fermo restando che la propensione ambientalista del Movimento 5 Stelle ci porta a vedere di buon occhio quella che è la stesura di un piano di azione per le energie sostenibili, dobbiamo comunque far presente alcune cose. Innanzitutto che le rilevazioni presenti nel documento da approvare, come già detto, riguardano di fatto il 2011, quindi ci sono alcune azioni previste che sono del tutto anacronistiche, alcuni interventi sono predisposti per il 2016, addirittura sono presenti queste date. Manca un riepilogo dei consumi degli edifici comunali. Mancano delle informazioni sulle emissioni riguardanti il consumo di gas e delle informazioni riguardanti il trasporto pubblico, emissioni relative al trasporto pubblico. C'è anche scritto che è stata riscontrata l'impossibilità di andare a effettuare tali rilevazioni. E mancano interventi riguardanti il trattamento delle acque, che rappresentano il 50% degli sprechi. E il dato relativo al numero di impianti fotovoltaici ovviamente è riferito al 2011, 51 contro i 119 circa che siamo riusciti a rintracciare. Quindi le nostre richieste sono queste. Ferma restando l'intenzione del Movimento 5 Stelle di realizzare un piano d'azione, si richiede comunque un aggiornamento dei dati del piano presentato, che non corrispondono più alla situazione attuale. Ho finito. Grazie, che mi pare più o meno la stessa cosa che aveva già anticipato la Badessa. Sì, prego. Quando si parla del 2011 come anno di riferimento, è stato un anno fatto per tutta la Sicilia, perché dovevamo avere un anno di partenza uguale per tutti. Allora, la Sicilia ha adottato come anno di rilevamento, per fare la fotografia attuale, il 2011. Tant'è che noi, perché il patto dei sindaci, l'Europa lo propose già nel 2009. Quindi già la Sicilia si era, diciamo, adeguata a questo processo, stabilendo che si doveva prendere come anno di riferimento per le rilevazioni base il 2011, per essere uguale per tutto il territorio. D'accordo, grazie. Prego, segretario. Accende il microfono. Sì, sentite ora. Adesso sì. Voglio dire, il piano che si adotta è questo, ed è un piano il cui contenuto è quello di indirizzare l'azione della pubblica amministrazione, giusto? I rilievi fatti dal consigliere, condivisibilissimi, se non sono tradotti in emendamenti che modificano il testo della proposta, non la alterano. Quindi è qualche cosa, anche questo come atto di indirizzo, che deve portare ad avere questi dati per ad una prossima occasione, che non necessariamente deve essere ad una data indefinita, cioè all'inizio del 2018, se questi dati vengono raccolti, si interviene in modifica e si via. Quindi non è che, diciamo, questa indicazione può produrre, in mancanza dei dati in questo momento, una modifica della proposta, resta quella che è, solo per precisare. D'accordo. A questo punto possiamo votare? Ci sono. Prego, Corsaro. Buonasera Presidente, assessori e colleghi consiglieri. Io corro l'obbligo di ringraziare l'operosità del Presidente della Commissione, la dottoressa Badessa, con la quale abbiamo avuto un bel rapporto di scambio di informazioni e di collaborazione pura, al di là della appartenenza partitico-politica, ma di grande rispetto e
questo fa onore chiaramente ai lavori del Consiglio Comunale. Abbiamo anche collaborato appunto per migliorare qualcosa, però corre l'obbligo prendere una posizione in Consiglio Comunale. Io l'avevo anticipato anche per correttezza in commissione, noi come gruppo consigliare chiaramente siamo discordi sulla votazione. Pur avendo agevolato i lavori negli emendamenti, ci siamo trovati fino a stamattina a incontrare un ente datoriale che per quanto sia stato poco coinvolto, al di là della forma, nel coinvolgimento degli stakeholder, cioè dai portatori di interessi, però avevano chiesto per esempio qualche giorno di tempo per portare un po', diciamo, qualche altro progetto, spunto che avevano già pronto. E chiaramente io ho detto anche alla collega Badessa, capisco anche i motivi della accelerazione, perché è una delibera che sta da troppo tempo in consiglio. Dico, presumevo io il prossimo consiglio comunale, poi lì ci sono chiaramente le visioni diverse, no? Gli approcci diversi, c'è una maggioranza che giustamente ha le sue esigenze e si prende atto anche di questo. Però fatta questa premessa, io non entro nella polemica del capitolato di gara a ribasso e tutto il resto, perché non è interessa attenzionare altro. Di fatto il PAES dal 2015 ha avuto un'evoluzione, ha un nome anche diverso, si chiama PAES, che chiaramente attenziona ad altre cose, e tutti quegli elementi chiaramente che contribuiscono, dovrebbero essere inseriti tutti quegli cambiamenti che contribuiscono al cambiamento climatico, quindi che si previstono anche altri obiettivi. Di fatto si parla oggi di approvare un documento che, condivido chi mi ha preceduto, in parte ha alcune lacune dal punto di vista dei, non chiaramente per il tecnico che io so quanto lavora al comune, che ringrazio anche stasera per la presenza, ma chiaramente c'è un lavoro d'insieme che probabilmente poteva essere più attenzionato rispetto ad alcuni dati. Quindi si deve andare ad approvare un documento che prevede anche degli investimenti o delle forme di investimento, ma non prevede la motivazione delle fonti di investimento. E questo dovrebbe essere fatto con maggiore attenzione. E mi sembra anche strano che, approviamo un documento dove è citato il fondo Jessica, così... per entrare proprio nel merito di una delle azioni che il Comune stesso ha di fatto rigettato con una delibera di giunta d'amministrazione, noi ancora oggi lo inseriamo lì. Quindi mi piacerebbe capire perché noi citiamo ancora Jessica, e poi Jessica qualche giorno fa abbiamo visto una delibera di giunta che è una scelta precisa dell'amministrazione, condivisibile o meno, che va da un'altra parte, mentre nel documento noi ancora abbiamo riportato una fonte di finanziamento. Detto questo, e detto anche il fatto che abbiamo constatato insieme che probabilmente c'è stato uno sfilacciamento con gli attori del territorio, è possibile che siano stati mancati alcuni passaggi con le associazioni, con gli enti datoriali, con le associazioni di categoria, e abbiamo peraltro anche corretto, in questo ribadisco il mio ringraziamento a tutto il lavoro della Commissione, migliorato alcune piccole sbavature che chiaramente citavano per esempio un ente datoriale, non tutti gli enti, dico, o se citano tutti o non se ne cita nessuno, quindi noi per non sbagliare, per rispettare tutti, abbiamo citato appunto tutti gli enti datoriali senza scrivere un nome preciso, perché se poi vuol partecipare A piuttosto che Z, giusto che possa partecipare senza esclusione. Mi sovviene il dubbio, perché tutta questa fretta motivata, per carità, e non aspettare per esempio una settimana, visto che abbiamo un consiglio convocato, e ascoltare una proposta da parte di un ente datoriale che comunque, anche seppur in ritardo, si era presentato oggi in commissione, ribadisco con l'attenzione da parte del Presidente che ha immediatamente convocato quest'ente che aveva mandato una mail alla commissione, e chiaramente non si corre il rischio di inviare un programma, questo lo dico chiaramente ai colleghi consiglieri, un programma che poi chiaramente l'Unione Europea, nella commissione che è prevista, rischia di rigettarlo perché antitetico rispetto alle esigenze della città o ad alcune esigenze che sono previste nel PAES che qui non sono state inserite. Io non ho visto, non ho letto di metropolitana, di proprio di una delle strutture che chiaramente consente a una
a un miglioramento della mobilità pedonale, e non è citata. E mi viene in mente anche il fatto che non si citino alcune strade trafficate, la via Lenin, che è una strada trafficata ed incide nell'inquinamento atmosferico. Mi viene in mente un'attenzione probabilmente minore, c'è qualcosa ma non è approfondito, sulla strada, sulla Catania-Paternò, che è una strada ad altissima densità di benzene o di CO2, tra l'altro monitorati, quando abbiamo fatto il monitoraggio sulla discarica, quando l'ARPA è venuta, ci ha detto attenzionate questa strada, perché qui ci sono dei valori che a volte non sono congruenti alla normalità. Quindi io mi chiedo, e l'ho detto anche oggi in commissione, io su questo mi fermo, nel senso che avrei preferito una settimana di lavoro in più, per carità, non è tantissimo, prendendoci un impegno morale, politico e anche, diciamo, di consigliere comunale, e dire apriamo questa settimana quelle 3-4 proposte che arrivano dall'esterno per metterle dentro, perché tanto comunque è un programma che, come ha ben detto anche il segretario, è un programma che va, poi può essere chiaramente, e anche qualcuno di voi l'ha pure ribadito, può nel tempo anche coinvolgere gli stakeholder così chiamati e altri, ma chiaramente con questo programma si stabiliscono quelli che sono gli assi principali. Chiudo e ringrazio il Presidente per avermi dato la parola. Dico, a motivazione di questo intervento, c'è proprio la programmazione del PAES che prevede il coinvolgimento in più momenti prima del voto in Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, la mia non è una contestazione polemica, la mia è una presa di posizione, chiaramente parlo di me ma parlo chiaramente del gruppo che rappresento, una presa di posizione che è giusto comunque comunicarla ai colleghi consiglieri. Quindi è un'idea che mi sono fatto, che ci siamo fatti appunto leggendo insieme, e ribadisco con molto rispetto della commissione consigliare, leggendo appunto il PAES. Quindi chiaramente noi poi ci riserviamo il diritto di voto, ma non ci vediamo molto inclini a votare favorevolmente questo punto all'ordine del giorno, e quindi il PAES. Grazie. D'accordo. Presidente, grazie colleghi per l'ascolto. Grazie a lei, Corsaro. Io a questo punto cominciamo con la votazione. Scusate, vuole intervenire il funzionario? Adesso sì, vuole dare risposta. E allora, in merito alle osservazioni fatte dal consigliere Corsaro, volevo puntualizzare due cose. Il PAES è stato portato due volte all'attenzione della cittadinanza. La prima volta nel 2015 con gli incontri pubblici. Allora, la prima volta nel 2015 con l'invito a degli incontri pubblici, la seconda volta nel 2016 con la pubblicazione del PAES e la richiesta di osservazione da parte di tutti i portatori di interesse. Nella prima volta, nella seconda volta abbiamo ricevuto grandi interventi. La prima volta in questi incontri c'erano pochissime persone, ma non sono nemmeno stati chiesti incontri ulteriori da chi per qualche motivo non ha potuto partecipare. Nessuno ci ha sollecitato un incontro dicendoci non siamo stati informati tempestivamente, non abbiamo potuto partecipare, vogliamo incontrare i progettisti, vogliamo incontrare l'amministrazione per avanzare delle proposte, per condividere obiettivi diversi. La seconda volta, la pubblicazione del PAES, che nessuno ci richiedeva, nessuno ci imponeva, abbiamo deciso di farla per consentire la partecipazione della cittadinanza, delle associazioni, della Confcommercio, di tutti i portatori di interesse. Non abbiamo avuto nessuna osservazione tecnica in merito al contenuto del PAES. Ho ricevuto soltanto delle osservazioni relative ai dati sulla storia del paese di Mister Bianco, sull'urbanistica, nessuna osservazione tecnica. Quindi mi sembra in questo momento inopportuno bloccare l'approvazione del PAES per accogliere delle osservazioni che potevano essere fatte in precedenza. E basta. La
la seconda cosa, gli interventi relativi alla viabilità, alla mobilità dolce e quindi a quelle che sono che coinvolgono tutto il territorio del comune di Mister Bianco, non sono indicate delle strade specifiche, sono previste nel PAES. Ci sono due interventi relativi ai trasporti, che sono l'intervento TR001 e TR002, che riguardano il primo l'incentivazione della mobilità con veicoli elettrici, quindi la collocazione di una rete di colonnine per la ricarica di questi veicoli, le piste ciclabili, il trasporto pubblico con mezzi elettrici, quindi che riducono le emissioni di CO2. E poi la seconda linea riguarda il collegamento Mister Bianco-Catania, che ovviamente comprende anche la metropolitana, ma che non è citata perché la metropolitana non è un'azione che può fare direttamente il comune di Mister Bianco, non è un'opera comunale, quindi non può essere messa tra le opere da realizzare con gli indirizzi dati dalle PAES. Io ho terminato. Grazie. Posso fare una... Sì. Io direi di procedere con la votazione per l'approvazione del piano. Corsaro? Marchese? Tenerello? La Spina? Abbadessa? Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Furia? No, ha detto. No, Adornetto no. Furia? Zanghi, Arena Fabio, Rapisarda, Pestoni, sì, Falà, Marino, Ceglie, Vittorio, Di Stefano, Sant'Onoscito, Consoli, Caruso, Puglisi. Con 16 voti a favore è approvata. Votiamo per l'immediata esecutività. Per la stessa votazione? La stessa? D'accordo. Approvata. Proseguiamo con il secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2119 del 26 luglio 2017, che riguarda la nomina componenti della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Prego, Vitrano. Buonasera signor Presidente, buonasera a tutti, al pubblico presente. La seconda proposta di stasera è una proposta che non ha sostanzialmente argomentazione politica, è una proposta formale alla quale il Consiglio Comunale è chiamato ad adempiere. Questa proposta riguarda l'articolo 13 della legge 1052 numero 287 che attribuisce ai comuni il compito e l'onere della formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e giudici popolari della Corte d'Assise d'Appello. Il Consiglio Comunale per il biennio in questione è chiamato a votare due componenti, due consiglieri comunali che andranno assieme al sindaco, un suo delegato, a comporre la garanzia, e le liste, e l'albo e l'iscrizione alle liste verrà poi pubblicato il manifesto da parte del comune, i requisiti per chi si può iscrivere in queste liste. Siccome è un atto dovuto che dobbiamo espletare da parte del consiglio e si devono nominare anche due consiglieri che andranno a comporre questa giuria,
Io chiedo se siete d'accordo 5 minuti di sospensione per accordarci sui nominativi. 10 minuti di sospensione per accordarci sui nominativi. D'accordo, accordati ovviamente. Vero, sarà che sono insopportabili pure a casa. Una festa, loro invece sarà... Questo sarà non un orologio. Allora veramente lo dico a questo punto, visto che è stata largamente... non dico niente. Allora devo rileggere. Possiamo navigare. Navighiamo. Ok. Non dico niente e passiamo alla votazione. A sto punto che devo dire? Ha detto tutto lui. Invito i consiglieri a sedersi, io procedo con l'appello. Silenzio in sala, accomodatevi. Corsaro, Marchese, Tenerello. Non c'è, assente. No, La Spina, presente La Spina. Abbadessa. Silenzio. Arena Antonino. Vitrano. Adornetto. Furia. Zanghi. Arena Fabio. Rapisarda. Pestoni presente. Falà. Scaletta assente. Marino. Ceglie. Vittorio. Di Stefano. Sant'Onocito. Consoli. Caruso, Puglisi. Okay. A questo punto possiamo procedere con la votazione. Devono venire il segretario. Tenerello è assente, sì. Tenerello è assente. Assente. Un voto segreto. Un voto a scrutinio segreto con il voto limitato a uno. Qui però non c'è garanzia. I numeri, diciamo, faranno prevalere i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. La garanzia del voto limitato. Gli scrutatori, accomodatevi per favore. Se vuole io intanto le posso prestare che poi mi serve. Comunque qua dobbiamo fare, qua c'è un'altra penna, ok? Qua dobbiamo cambiare questa cosa perché io qua non ci entro, mi proprio manco fossi una. Thank you.
continuano lì bacchetto. Soprattutto uno. Iniziamo? Siete pronti? Scelgono tra i consiglieri due consiglieri che faranno parte di questa giunta. Pronti? Corsaro è già qui? Ok, si prepari Marchese. Quindi Tenerello non è rientrato, vero o no? Allora la Spina? Poi Abbadessa che è già lì, si prepari. Si prepari Arena? Antonino. Tonino, vai. Tonino. Vitrano? Vitrano? Non sente neanche il presidente Vitrano, che si prepari Adornetto. Adornetto si prepari. Se no non ci sprechiamo più. Dopo tocca a me. Dopo Adornetto. Io però non lo so come è deciso. Antonio? Solo un. Sì, Furia e si prepari Zanghi. Si prepari Zanghi. Arena Fabio, si prepari. Dopo lui tocca a te. Dopo lui sì. Aspettiamo. Quindi dopo questo. Come facciamo a saperlo? Falà, si prepari. Sceglie.
Ti prepari, Vittorio? Di Stefano e subito dopo Santo Nocito. Si prepari, Santo Nocito. Certo, soprattutto su ciò rinvio. Madonna mia. Caruso e Puglisi. Ma neanche se facciamo a domani? Ma giorno 6, Madonna. Iniziamo. Zanchi? Aspettate, piano. Zanchi. Me li dovresti dare a me? Però così lo sentono tutti, capito? Sì, infatti. Zanchi? Zanchi? E siamo a due. Zanchi? Marino? Marino, 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 nulla, nulla, ma perché per cipalle? Zanchi. Non mi fate scomporre. Vediamo. Marino. Sì. E quindi nulla. Questa sembra una firma sotto. Zanghi? Marino? Nulla. Di Stefano, Marino, Marino, Puglisi, Marino, l'ultimo Zanghi. Allora, i più votati? Zanchi e Marino. Zanchi con 6 voti. Marino 10 voti.
Tre schede nulla, una di Stefano e una Puglisi. Proclamati eletti Marino e Rossella Zanchi. Possiamo procedere con la distruzione delle schede. E quindi questi li possiamo, sì, ho chiesto, la possiamo procedere. Allora, silenzio per favore, procediamo col terzo. Silenzio per favore, Marino si accomodi, grazie. Sì, allora procediamo con la proposta di deliberazione numero 2130 del 2 agosto 2017 per l'approvazione del regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e successive modificazioni del nuovo codice dei contratti pubblici. Prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, assessore pubblico. Senta, io chiedo a nome della Commissione, in quanto sono Presidente, di non trattare questo regolamento perché ancora la Commissione ha bisogno di fare altri studi. Grazie. E allora andiamo a votazione. Si decide a votazione. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sì, c'è una proposta di rinvio, si va ai voti. Me lo passate per favore, non lo sto trovando. Come si chiama qua? L'elenco. Siete tutti d'accordo? Ok, quindi all'unanimità viene rinviata la proposta al prossimo consiglio. Volevo ringraziare il Consiglio Comunale. Grazie. A questo punto passiamo alla quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno di questo Consiglio, che è la proposta di deliberazione numero 2120 del 26 luglio 2017 per l'approvazione del nuovo regolamento carnevale di Mister Bianco. Prego Presidente Abbadessa. Sì, grazie Presidente. Io a nome della Commissione chiedo il rinvio della trattazione di questo punto perché proprio oggi pomeriggio, prima del Consiglio, noi ci siamo incontrati con le associazioni perché ritenevamo opportuno e democratico fare questo passaggio prima di approvare un regolamento, e anziché propinarglielo già finito, abbiamo voluto sentire quali sono le loro istanze, le loro esigenze, e quindi abbiamo bisogno di tempo per valutarle e vedere eventualmente di accoglierle nel nuovo regolamento. E allora anche in questo caso io propongo di votare per il rinvio eventualmente. Siete tutti d'accordo? E quindi all'unanimità anche questa proposta viene rinviata al prossimo consiglio. Allora, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno da trattare, la seduta è chiusa. Auguro a tutti una buona serata. Ci vediamo presto.